Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale dei poveri e il Vaticano organizza pacchi di viveri e tamponi gratuiti. Sentiamo Enzo Romeo. Le nuove solitudini, effetto della pandemia, si aggiungono alle povertà di sempre. Il Papa, in questa quarta giornata mondiale dei poveri, celebra la messa coi posti contingentati all'altare della cattedra, presenti solo 100 poveri ed alcuni volontari. Dobbiamo meditare questo. Non serve per vivere chi non vive per servire. La mia mano è così o è così? Francesco cita esempio di servizio don Roberto Malgesini, ucciso a Como 2 mesi fa da uno degli immigrati che aiutava. In piazza non si è potuto allestire, come gli altri anni, il presidio medico gratuito, né ci sarà il pranzo coi poveri del Papa, ma davanti all'aula Paolo VI si distribuiscono i pacchi viveri. La rete solidale non si è spezzata, nell'ambulatorio, sotto al colonnato del Bernini, è possibile effettuare il tampone per il Covid-19. A disposizione anche un mezzo mobile. Chi non ha nulla o vive per strada può accedere a un servizio che in questa fase risulta prezioso. Anche all'Angelus il Papa ricorda che i poveri sono al centro del Vangelo. Ne sono tanti, anche nelle nostre città. Tendi tu mano al povero, perché sai, il povero è Cristo. Protesta a Washington il popolo.